Mentre il Financial Times, gli consiglia di lasciar perdere la politica e di occuparsi dei suoi debiti, Silvio Berlusconi ha scelto la sala stampa estera di Roma per fare momentaneamente marcia indietro. Sono e resto un imprenditore, ha detto, e vorrei non fare un mestiere che non conosco. Giulio Colavolpe. Ho pensato che fosse un motivo ulteriore di convincimento alla Concordia quella di ipotizzare un mio possibile intervento sulla scena politica. Spero di non doverlo fare. Vi garantisco che è la cosa che mi auguro di meno guardando al mio futuro. Sono responsabile di un grande gruppo. Così Berlusconi allontana da sé l'amaro calice di un impegno politico diretto. Voleva provocare il centro politico e spingerlo ad aggregarsi, perché soltanto uniti, moderati di centro, sognati da Berlusconi, potranno sconfiggere la sinistra unita, bestia nera, o meglio rossa, del cavaliere noto anticomunista da sempre. Secondo punto, Berlusconi non è un fascista. Bene, io sfido chiunque a cercare in tutti questi anni della mia attività di imprenditore una sola ora di televisione o una sola pagina di giornale o di rivista che possa in qualche modo testimoniare una mia tenerezza nei confronti di un'ideologia che io consideravo e ancora considero sepolta nel passato. Io sono un uomo del presente, casomai sono un uomo del futuro. E allora perché voterebbe Fini sindaco di Roma? Perché l'altro schieramento è di sinistra, figlio di una vecchia ideologia condannata dalla storia. Che non ha mai negato di essere la continuazione dell'ideologia marxista, in presa diretta con un passato che la storia ha bocciato in ogni applicazione pratica, con un'ideologia che dovunque ha trovato applicazione ha suscitato soltanto miseria, terrore e morte. Momenti di tensione quando una voce della stampa estera gli ricorda che il fascismo ne ha fatte di più e di peggio. Ma una cosa di 50 anni fa, ma si vergogni di dire queste cose, andiamo su. Nessun commento, È nessun nato nel commento. 52 il signor Non Fini. abbiamo un comizio qui. Berlusconi esce di scena solo per il momento, quindi resta in panchina pronto a difendere il centrocampo.